vittorie aiutano a recuperare meglio, più in fretta, è d'accordo? Speriamo, perché oggi ho visto molti giocatori molto stanchi, soprattutto davanti ho visto giocatori stanchi, che mi ha fatto anche fare delle scelte un pochettino azzardate, devo essere sincero, però quel pizzico di incoscienza, forse anche un pizzico di palle che ci vuole. A proposito di questo, anche in occasione del sesto rigore, pare, abbiamo capito dalla tribuna, che abbia dato indicazioni a Martinez. No, adesso, il discorso dei rigori è un discorso di chi se la sente, sempre nell'ambito delle capacità tecniche, perché è chiaro che se la sente il portiere, ma di solito non li faccio battere al portiere. Il ragazzino se la sentiva, ho detto abbiamo fatto 30, facciamo fare 31 ormai. Vittoria importante, perché dico al di là dei rigori, mi sembra nell'arco dei 120 minuti molto meritata. Secondo me è meritata, perché abbiamo avuto le occasioni più limpide. Però questo è il nostro DNA, che saremo costretti sempre a soffrire molte volte, e questo che la gente magari non capisce, che noi daremo sempre il massimo e forse otterremo il minimo, ma non succederà mai il contrario, dando il minimo di ottenere il massimo. A questo punto è un Palermo che può tranquillamente arrivare in finale? No, adesso è arrivato in semifinale, poi è chiaro che uno pensa sempre positivo, però siamo coi piedi per terra. Perché era seduto sui rigori? Perché è una lotteria, insomma. No, i rigori, finito il compito dell'allenatore, i rigori non c'entra niente il risultato. Non è che la partita l'hai preparata, non è che l'hai preparata per andare ai rigori, l'hai preparata poi ai rigori. Chi è che è più bravo, chi è più fortunato vince. Mica rigori in campionato, e poi tutti una volta i rigori ci portano fortuna. Anche in campionato. Ma il discorso del rigore è che se ci sono vanno dati sia in campionato che in coppa, se non ci sono non vanno dati né in campionato né in coppa, non c'entra niente. Non vorrei neanche che passasse questo discorso che dobbiamo andare a fare sempre 120 minuti e arrivare a fare i rigori per vedere battere un rigore. Mister, è Mitchell un po' rabbuiato dopo la sostituzione, non so, vi siete chiariti? Vabbè, ma è un giocatore, non fa mai piacere uscire. Sicuramente non era al massimo della contentezza quanto è uscito, ma questo mi rendo conto anch'io. Però io sono anche un allenatore e sono deputato a fare delle scelte. Faccio delle scelte nell'interesse soprattutto del ragazzo e l'interesse della squadra. E i giocatori questo lo devono capire, perché tutti magari poi ragionano in termini egoistici e ci si dimentica che magari fra tre giorni ci sono altre partite. Buonasera. Buonasera. Buonasera.